Salve a tutti da Rizzano Mani in Pasta. Oggi piedi in focaccia. Ebbene sì, avete capito bene. Oggi faremo la focaccia con l'impasto di piadina. Allora, innanzitutto provvediamo a fare l'impasto per la nostra focaccia, no? Quindi vi dico subito gli ingredienti. Guardate qua. Qua abbiamo 500 g di farina zero, 100 g di latte tiepido, 100 g di acqua tiepida, una bustina di lievito disidratato equivale a 7 g. 10 g di sale e 150 g di strutto. Allora, in una ciotola più grande andiamo a inserire l'acqua e il latte tiepido. Versiamo il lievito disidratato e lo sciogliamo. Ora verso anche lo strutto e sciolgo anche questo. Allora, adesso inseriamo il sale. Naturalmente sapete, no? Lo strutto non si scioglie definitivamente come il burro. Ma è molto molto morbido, vedete, è molto lavorabile. Quindi adesso sciogliamo anche il sale. E ora poco a poco aggiungiamo farina fino a finirla tutta e impastiamo automaticamente. Ora lo verso sul piano di lavoro e vado ad impastare, come dico sempre, fino ad ottenere un bel composto liscio ed omogeneo. E guardate che meraviglia di pasta. Allora adesso, nella stessa ciotola dove avevamo la farina, andiamo a infarinare un po', sempre con la solita ciotolina che abbiamo da parte, no? Infariniamo un po' anche la superficie e andiamo a chiudere con pellicola. E ora questo nostro impasto lo facciamo riposare qua, sul piano di lavoro, per 20 minuti. Guardate qua. Eccolo. Allora, intanto io ho preparato anche gli ingredienti per il ripieno, quindi guardate qua. Abbiamo 400 g di patate lesse, le ho già lessate in precedenza, 250 g di salmone affumicato, 250 g di zucchine, poi queste sono crude, poi la menta fresca, un cucchiaino di pate d'aglio oppure uno spicchio d'aglio va benissimo, olio d'oliva e sale. Allora, la prima cosa, andiamo sulla nostra cucina, dobbiamo cucinare, triforare le nostre zucchine. In una pentola antiaderente vado a mettere un'irrorata d'olio e lo facciamo riscaldare. Aggiungiamo il patè d'aglio oppure lo spicchio d'aglio. Mescoliamo e lo facciamo rosolare. A questo punto ho grattugiato la nostra zucchina in questa trafila, vedete? È tipo la julienne, quindi la versiamo dentro, mescoliamo e facciamo rosolare. E dopo che ha rosolato 3-4 minuti, mettiamo un po' di sale, un po' di menta a pezzettini, una grattugiata di pepe che non ho detto prima. Mescoliamo mezzo minuto e poi spegniamo. Ora spegniamo e andiamo nuovamente sul piano di lavoro. Trascorsi 20 minuti, prendiamo la nostra pasta, infariniamo il piano di lavoro. Infariniamo anche la ciotola, ve la ricordate la ciotola quella con i buchini, no? Se non avete questa con i buchini potete mettere la carta forno. Alzala. No. Eccola qua, vedete? Non fa niente, non fa No, volevo niente. far vedere, mi piace l'effetto. Allora, sì, questi tegami sono adatti proprio per le panificazioni, nel senso che non hanno bisogno di olio, non hanno bisogno di carta forno. Io l'ho preso per fare il pane, ma per le focacce avete visto nell'altra ricetta che è veramente formidabile. Basta mettere semplicemente un pochettino di farina. Allora, adesso io vado a dividere la pasta a metà, infarino il piano. E vado a stendere con la forma, se avete la forma rotonda fate rotonda, altrimenti lo fate rettangolare. Quindi vado a stenderla. Ora prendiamo il nostro impasto e lo mettiamo sulla teglia. Ora mi stendo anche l'altra pasta, così sarà pronta pronta per mettere condimento, pasta e poi andiamo ad infornare. Andiamo con le nostre patate sempre con la trafila dove ho grattugiato le zucchine e andiamo a grattugiare. Una spolverata di pepe, non tanto, mi raccomando, perché ci stanno già le zucchine trifolate e il salmone affumicato. Un filino d'olio, proprio pochissimo, mi raccomando. Ora mettiamo il salmone e per finire le zucchine e le spargiamo per bene. E a questo punto andiamo a coprire. Guardate che bella, quasi quasi ha detto l'arena, ti dispiace pure coprirla perché ha dei bellissimi colori, quindi andiamo a coprirla. E andiamo a chiuderla per bene pigiando così con i polpastrelli.
Adesso spennelliamo con olio d'oliva, spolveriamo pochissimo di sale ed ecco qua, adesso arriva quasi il momento più bello. Adesso ho preriscaldato il forno a 200 gradi ventilato e andiamo a cuocere per 30-35 minuti, ma come dico sempre, ogni forno a sé. E non dimenticate, quando spegnete il forno, di fare la prova canovaccio. Per chi non sapesse cos'è la prova canovaccio, anche perché ormai la chiamo io prova canovaccio, una volta che spento il forno, mettete un canovaccio sopra, una tovaglia, fino al completo raffreddamento, oppure tiepida, vedrete la morbidezza della vostra focaccia o qualsiasi altra panificazione voi abbiate fatto. Quindi ci vediamo dopo! C'è un profumo veramente che non avete idea, mamma mia, di salmone, di zucchina, mamma! Allora, io non vedo l'ora di assaggiare, guardate il colore e poi guardate la morbidezza, non so se si può notare la morbidezza, vedete? Veramente spettacolare! E questa focaccia è fatta con impasto di piadina, piadin focaccia appunto. Io vado a fare il mio assaggio, guardate il ripieno, io non vedo l'ora. Il salmone con la patata e con la zucchina, una meraviglia proprio. Mamma mia, che bontà! Speciale, buonissima. E abbiamo fatto un'altra. Spero che vi piaccia anche questo tipo di questo modo in cui l'ho realizzata. Non si può fare soltanto una piadina, ma si può fare tantissimo ciò che vogliamo. E poi avete visto in forno ed è morbidissimo. Io con questo vi saluto e ricordate, un sorriso vi illumina la vita. Ecco, pensateci due volte su questa bellissima frase e vedrete che veramente un sorriso vi illumina la vita, basta volerlo. Ciao a tutti di cuore da Tiziana Mani in Pasta.